Finora nel nostro ciclo idrologico abbiamo visto che piove. In particolare abbiamo concentrato la nostra attenzione sulle precipitazioni estreme. Tuttavia possiamo anche sempre pensare che noi abbiamo a disposizione un record, una registrazione di precipitazioni. Quando queste arrivano sul terreno, arrivano per esempio sul suolo. Certo, sul terreno abbiamo alberi, quindi la vegetazione, e abbiamo case. Bruttina questa casa, ma pur sempre una casa. Ma che cosa di queste per il momento non ci curiamo. Vediamo che cosa succede appunto quando le precipitazioni arrivano e colpiscono il suolo, entrano nel suolo e quello che avviene si chiama infiltrazione. Per capire come funziona l'infiltrazione dobbiamo innanzitutto capire uno che cosa sono i suoli. I suoli peraltro hanno un'importanza che va ben oltre la semplice descrizione idraulica o idrologica. Al di sotto del suolo peraltro c'è il sottosuolo, cioè ci sono falde e acquiferi, quindi andremo a parlare anche di che cosa sono le falde, gli acquiferi. Le ovviamente parlare di questi temi è propedeutico a parlare di qual è l'idrologia dei suoli e qual è l'idrologia delle falde, degli acquiferi. Per fare questo dobbiamo introdurre dapprima una serie di termini che riguardano la descrizione dell'acqua nei suoli. E questa descrizione poi ancora ci serve ulteriormente a descrivere qual è il moto dell'acqua nel suolo, qual è la dinamica appunto dell'acqua che si muove. Già voi conoscete la legge di Darcy. La legge di Darcy però si riferisce solo a suoli saturi, che significa in cui tutti i pori sono riempiti d'acqua, mentre ci chiediamo quale legge del moto valga su quelli che si chiamano suoli insaturi o vadosi. Questa legge del moto è simile alla legge di Darcy e si chiama legge di Buckingham. Enunceremo quindi il nostro primo enunciato, sarà in realtà, vedremo l'esperimento di Darcy, in che cosa consiste, parleremo della quantità che ne è derivata, che è la conducibilità idraulica. Ma parleremo anche di come questa conducibilità idraulica entra nella legge di Buckingham e come vari con il contenuto di acqua del suolo. Tutto questo, come nel nostro programma, è propedeutico
ad andare a vedere come avviene il bilancio di massa, bilancio dell'acqua dei suoli. E questa legge, come andremo a vedere non in questa lezione, ma successivamente, si chiama legge di equazione di Richards. Per il momento, comunque, introduciamo tutte le altre questioni e ci fermiamo un attimo prima.